E what a tutti ciurma e benvenuti da Giochirina in questo nuovissimo episodio su God of War Ragnarok. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 50 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando, spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno signore e signori, dopo che la volta scorsa abbiamo continuato il nostro piccolo viaggio con Kratos, Freya e Mimir alla ricerca delle Norne. E dopo qualche tentativo fallito, alla fine ragazzi abbiamo trovato la strada giusta. Quindi ci siamo introdotti nel regno, non so se possiamo chiamarlo regno, delle Norne ragazzi. Però insomma vabbè, ci siamo capiti. E con non poche difficoltà siamo riusciti appunto ad incontrarle. È stato un incontro direi abbastanza poco piacevole, perché appunto queste Norne comunque ragazzi non vogliono essere trovate, non vogliono essere disturbate, quindi non sono particolarmente amichevoli. E tra l'altro io penso che sia proprio una consuetudine, queste Norne ragazzi non rivelano mai verità che fanno piacere, anzi appunto al contrario danno risposte che purtroppo fanno male. Avevano dato risposta a Freya riguardo alla morte di Baldur, hanno dato ragazzi risposte a Kratos riguardo la sua morte, riguardo il fatto che Heimdall ha intenzione di uccidere Atreus. Quindi notizie che ci hanno abbastanza scosso, ma Kratos principalmente ha un pensiero fisso ragazzi, quello ovviamente di salvare suo figlio, quindi farà di tutto per cercare appunto di salvargli la vita. Quindi attualmente non ci resta che tornare a casa di Sindri e Kratos sembrerebbe avere già un mezzo piano in mente, ma comunque c'è un piano ragazzi da elaborare. E quindi ragazzi l'ultima volta ci eravamo salutati qui dopo aver anche migliorato un pochettino il nostro equipaggiamento, ma adesso volevo dare un rapidissimo sguardo alle abilità. Ok, questo mi interessa ragazzi, un attacco finale pesante che chiude una combo di attacchi leggeri. Per sferrarlo premi R1, 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 R2, quindi è una sorta di combo. Premi R2 durante il risveglio del gelo per eseguire un fendente glaciale verso l'alto e lanciare nemici in aria per poi applicare gelo elevato, va bene. Mira e premi R2 durante il risveglio del gelo per lanciare il Leviatano con estrema violenza e battere all'indietro il bersaglio. Tieni premuto triangolo mentre scatti per attivare rapidamente il risveglio del gelo. Ok, ad esempio ragazzi io nemmeno ricordavo di poter tenere premuto triangolo per intridere appunto di ghiaccio il Leviatano, quindi è un potenziamento agli attacchi mischia principalmente, ma era passato talmente tanto tempo ragazzi da quando l'ho acquistato che nemmeno me lo ricordavo. Vedremo se riuscirò a ricordarmelo. In ogni caso direi che per adesso ragazzi va bene così, non perdiamo più tempo quindi e torniamo a casa di Sindri. Andiamo. Sono curiosa di scoprire a cosa penseranno, cioè a cosa riusciranno a riscogitare perlomeno. Dimmi, perché non sarà una cosa facile. Ah. Lui vede il futuro? Non proprio. Lui legge le persone, le loro intenzioni. Il mio intento sarà di ucciderlo. Saperlo non sarà un vantaggio. Fratello, vedi di non sottovalutarlo. Ogni tua mossa lui l'avrà sicuramente prevista. Se devi affrontarlo, ti servirà qualcos'altro. Un vantaggio. Intesi? Molto bene. Chiederemo ai nani. Ah, l'immancabile chiederemo ai nani. Ragazzi, questo sarà un gran bel problema, perché vogliamo far fuori un tizio che è capace di leggere le intenzioni delle persone, quindi questo è completamente a nostro svantaggio. Vediamo se ci viene qualche idea geniale. Chissà. Scusate signore, potrei rubarvi solo un attimo? Che è successo amico? È una missione secondaria, quindi non l'attiverò ragazzi adesso, perché sarebbe un po' inutile visto che non posso seguirla. Venite quindi qui, rientriamo parlare. Tesoro no.
No, non ho tempo, tesoro, mi dispiace veramente. Uno slot vuoto per gli accessori del tuo compagno. Ok, infatti ragazzi, vedete, gli slot per gli accessori di Freya sono completamente vuoti. Utilizzare una pietra curativo di rabbia rigenera una freccia runica, riduce la ricarica dell'evocazione runica. La mettiamo qua. Usare un'evocazione runica riempie istantaneamente tutte le frecce runiche. Perché no? E attacchi in mischia contro un nemico a cui sono stati inflitti danni sonici infliggono stordimento bonus. Va benissimo. Tanto, visto che lo spazio c'è, ragazzi, equipaggiamoli. E andiamo. Siete tornati. Sono tornati. Sì. Calmati, li vedo. Ce li ho anch'io agli occhi, vabbè. Ragazzi, ho bisogno di voi. Ho novità. Oh, le Norne ti hanno detto come riavere Atreus? Abbiamo un piano? Le Norne dicono che Atreus verrà ucciso da Heimdall. Noi uccideremo prima Heimdall. Oh, wow. Ok, Heimdall. Vediamo, imbattibile, vede il futuro, non molto festaiolo. Non sarà per niente facile. Non mi importa dei suoi vantaggi. Io lo batterò con i miei. Questo è il punto. Devi intasargli i sensi, capito? E ho giusto una cosa che ti aiuterà a farlo. Oh. Ottimo. Sindri, vai a prendere Draupnir. Draupnir? Ma ci serve! Le scorte! Ah, ne abbiamo finché vogliamo. Anche se fosse Draupnir non è un'arma. Perché mai... Oh, intendi combinarlo con... Esatto! Poi se lui andrà... Caspita, è geniale. No, lo voglio sapere anche io adesso, eh. Immagino non ci resti che... Illuminatemi. Prendere Draupnir. Sì, ma illuminatemi, per favore. Ditemi, ditemi, cioè... Non mi lasciate sulle spine. Draupnir. Sapevo che l'avevano preso questi due. E Odino ha incolpato me della sua sparizione. Hanno rubato Draupnir. Non abbiamo rubato niente. Abbiamo solo sregalato quello che non doveva essere regalato sin dall'inizio. Sregalato. E mi aiuterà a uccidere Heimdall. Non vi preoccupate di niente. È una fottuta sorpresa. Noi siamo artisti. Ma anche solo per conservarlo servirebbe. Stavi dicendo? Minchia. Quindi ora hai intenzione di uccidere Heimdall. La violenza non previene la violenza. Pensavo che l'avessi capito. Non mi importa di ciò che pensi. Io so che mio figlio è in pericolo. Non permetterò che gli faccia del male. Anche se porterà la guerra. Penso che... Sindri mi sembra particolarmente preoccupato, ragazzi. Cosa sarà mai questo Draupnir? Troppo curioso. Siamo tutti preoccupati per tuo figlio, ma basta noi... Basta così. Heimdall è una minaccia non solo per Atreus, ma per tutti quanti. È il braccio destro di Odino e porta il corno che dà inizio a Ragnar. Se possiamo eliminarlo, allora dovremmo... Potrebbe essere una trappola, perché il bastardo conosce le vostre intenzioni. Kratos, non ho mai visto nessuno sfiorarlo, neanche con un dito. Nessuno. Ma certo, se può prevedere le cose. Io ho raccolto tutto quello che potevo. Quanto tempo ci vorrà? Dobbiamo andare a Svartalfheim a prendere altri materiali. Ah. E poi dobbiamo andare a trovare la donzella. Oh. Oh. Che sollievo. Beh. Kratos? Quando vuoi. Donzella,
Non so a che si riferisce, fratello. Ok, non ci hanno detto niente di quello a cui stanno pensando, ma sembrano essere particolarmente sicuri sulla validità di questa idea. Quindi bisogna andare a Svartalfheim a prendere altra roba che serve loro per mettere, insomma, ragazzi, in Ci pratica questo vediamo fuori. piano. Ok, chissà. Non lo so, ci accompagnerà anche Frey, ovviamente. Maestro Tyr Kratos, c'è non è una cosa voluto che venire avrei con noi. piacere di dirvi, sempre se Lo mi siete so, occupati. tesoro, veramente, Dovevamo essere più guarda. Mi dispiace. Ah, si Purtroppo, chiama la ragazzi. donzella? Da qui ci Ma penso chi io. è? Oh no! È stata tutta una mia idea! Ci parlerò io con la donzella. Non riesco mai a parlarci con la donzella. Ci sarà un motivo. Verrà Brock. Cosa? No, ecco. no, no. L'hai Io devo. sentito? Zitto un po', non combinerò nulla di male. Ma chi sarà tra l'altro questa donzella? Che succede? Ah, ma che schifo. Pensi di poterci bloccare? Ah, col cazzo che lo pensi. Benissimo. Quindi che è stato? Ah, solo Sindri che vuole sempre la gloria. Solite cagate. Non quello, il portale. Che diavolo gli è successo? Probabilmente qualcuno a Nidavellir ha combinato un casino. Forse a causa di tutte le vostre incursioni. Ma non sforzare quella tua testolina dondolante. Il vecchio Brock ha tutto sotto controllo. Conosco ingressi e uscite dei tempi andati. Porte che non penserebbero nemmeno di cercare. Tanto sono stupidi. Possiamo andare. Meno male, ragazzi, che abbiamo con noi Brock. Brock, dove siamo? Ecco la vostra fermata. Galleria abbandonata. Porta al campo della forgia. Ci vediamo lassù. Saluti! Brock. Ecco, sparito. Sicuro che sia la persona giusta, fratello? Mi fido di lui. È diretto. E molto colorito. Decisamente colorito. Allora, la forgiatura del destino. Abbiamo appena iniziato questa nuova missione principale. Siamo di regola quindi a Svartalfheim, gallerie di Mirkir, vabbè. Quindi, trovo una via per la superficie, ragazzi. Non ci resta. Intanto aprire questo forzierino e poi quindi dirigerci. Questo si poteva usare con Leviatano, se non sbaglio, vero? Sì, ricordavo bene. Strana superficie. Elfica, forse? No, ti prego. Tutto ma non gli elfi, per favore. Allora, qua non posso prendere nient'altro, ragazzi, quindi vediamo un attimino di procedere. E di trovare una via, appunto, per la superficie. Tanto... E la madò che era esplosiva sta pietra, sta gemma vitale. Allora, qua non si rompe altro. Ora dobbiamo darci da fare insieme. Ok, per questa erbaccia, ragazzi, ci serve l'aiuto di Freya. Esatto. Ecco Fatto. Qua. Se ci aiutiamo, magari un giorno sarà Asgard a prendere fuoco. Non è il mio scopo. Magari è il tuo destino. Che stai insinuando, Altezza? Nulla di che. Che cosa intende? Magari pensa che Kratos abbia un ruolo fondamentale, forse in tutta questa storia del Ragnarok, della fine di Odino e di tutto il resto. Ma riusciamo a prendere sto sacchetto da Jon, scusa? Ecco qua. Ok. E sto poveraccio è morto qua Poveretto. Sotto. Perché nascondersi qui? Qualcosa in queste gallerie lo terrorizzava più della fame. Sembra poco razionale. Come la paura. Quindi qua sotto non c'era nient'altro. Ok. Bene, una galleria per l'alcol e gli esplosivi. Che splendore la cultura nanica, vero? Bello deridere decisamente. Un popolo che hai danneggiato. Molto Aesir. Ah, va bene, me la sono cercata. Mi sa che a volte conviene stare zitti. Oh, bello. Prot. È sempre il prot, ragazzi.
Grim malvagio, nuova creatura. Ah sì? Beh sì, in effetti sì, sembra infiammabile. Ora capisco perché la galleria è abbandonata. Beh, lo capiamo un po' tutti. Se ci sono queste creature orride a dar fastidio, vediamo se possiamo usare staffare in qualche modo. Da questa altezza sembrerebbe di no. Però vediamo un po' cosa c'è qui. Pezzi d'argent. Pezzi d'argent. Altro argent. Oppure spacchiamo un po' tutto. E qua sembra non esserci altro, per cui possiamo andare avanti da questa parte, ragazzi. Sempre se non faremo di nuovo degli incontri spiacevoli. E direi di sì. Perfetto. Vai. Ok, adesso mi ricordo, ragazzi. Aia, la puta madre. Maledet, che non sei altro, che fatto. A posto. Ebbene, ragazzi, rispolverare le abilità, magari una volta ogni tanto, perché vedete, magari questa abilità di caricare il Leviatano con questa questione del gelo, usare le altre abilità, può essere comunque particolarmente utile. Io direi intanto di dare fuoco a queste, scusa Freya. Visto che ci siamo. Ecco fatto. E in questo forzierino cosa c'è? Minchia, qui c'è del formaggio, ci sono anche dei meloni. E quanti pezzi d'argento. Va bene, andiamo. Va, 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 va. Tieni premuto per incendiare l'olio. Come tieni premuto L2R2? In che senso? Ah. Ah. Una bella perdita di olio. Perché ha usato entrambe le lame per dare fuoco. Ammazza, questo potenzia il potere. Belle ste gallerie. Comunque mi piacciono. Anche queste fatte benissimo, ragazzi. Arriva, state buoni, vai. Ammazza che botta, regà. Adoro, spettacolo. Vai, ricarica, ricarica col gelo. Ma questo mi è piaciuto un botto, regà. Minchia, è fantastico. Cioè, raga, è una cosa fortissima questa. Però adesso vado. Tua ermana. Mannaggia la miseria. Mannaggia. Attenta, attenta, attenzione. Attenzione che qua. Oh, che cavolo è successo con la telecamera? Ah, perché stava mirando su. Ok. Veleno, veleno. Sì, sto vedendo un sacco di roba qua intorno. E protta anche. Queste linguacce schifose. Ehi, annaggia, mi ha fermato l'attacco. Non mi arrabbio sul serio però, Vai. Scusa, scusa, minchia, raga. Ha preso fuoco l'olio a un centimetro dalla sua faccia. Arrivo, fate un po' schifo però, ecco fatto. Ok, adesso ragazzi, sì, ricordare di poter caricare il Leviatano, ragazzi, con triangolo mi ha fatto ricordare che posso usare la stessa abilità con le lame del caos e le fai roteare, vedete? Woohoo! Spettacolo! Fantastico, fantastico, sono contentissimo. Kratos. Sì, sì. Che ci fa qua Sindri? Non avevamo detto di venire qua con Brock? Intanto apriamo il forzierino. Ma posso entrare? No, non mi fanno entrare. Sindri, sei tu? Sì, devo parlare con Kratos. Un attimino, eccolo, eccolo. Fammi prendere il posto di Brock. Non può parlare con la donzella. Non deve. No, non richiedermelo. Ma... oh cielo. Ma perché tutta questa premura e questo bisogno di parlare con questa donzella? Qua però si potrebbe entrare, ragazzi. Forse l'ingresso è dall'altra parte. È già sparito. È già sparito, ragazzi. Era qui un attimo fa. Allora, qua il carro può essere spostato. Ma mi sto chiedendo... dopo i pezzi d'argent, devo andare prima di qua? No. Ok, non ci resta allora che spostare il carro, ragazzi. Non è colpa sua se Atreus è fuggito, accettalo. O vuoi solo fare il campione di Brock? E ridagli, smettila di insinuare cose. Ce la farà l'uomo più sapiente del mondo a fare 2 più 2?
I giganti celano una figura misteriosa che cambia le sorti del Ragnarok, e tu ignori l'unico candidato credibile. Quello che ha sfidato gli dei e ha vinto. Non sono il loro campione. Ma tutti abbiamo il diritto di esprimerci. Vabbè, vabbè, vabbè. In ogni caso, Freya è sempre un po' pungente con Mimir, eh? Questo può essere colpito, però... Con un ingranaggio del genere deve esserci pure una catena. Eh sì, era quello che stavo guardando, effettivamente, ma... Per prolungare la durata degli effetti del gelo, ok, sì, ma dovrei prima trovare la catena, sinceramente... Ah, è qua la catena, ok. Congeliamo prima sta roba e poi tiriamo la catena, ho fatto bene? Ah no, quanto sono stupida, ragazzi. Lo devo congelare dopo aver sollevato il cancello, giustamente. Quindi vai, tira su. Queste porte sembrano collegate. Vedi se riesci a spezzare quel blocco. Ok, forse ho capito. Allora, teniamo su il ghiaccio qua. Prendiamo il Leviatano, miriamo qua adesso e... Oddio, no, non credo. No, in ogni caso, intanto, ragazzi, prendiamo questa gemma vitale. Questa era l'altra parte, infatti. Ammazza, oh. Non avevo visto ci fosse dell'olio qui per terra. Cosa abbiamo qua? Pietra legno e un mega forossiere. Nel frattempo, ragazzi, penso a come tenere su quella porta. Ok, un'enorme onda di ghiaccio che infligge danni da gelo e congela i nemici lungo il percorso. Attacco runico pesante, ragazzi. Finalmente, finalmente il primo attacco runico che troviamo. Attacco runico pesante che troviamo per il Leviatano. Quindi, questo deve essere una figata, ragazzi. Un'enorme onda di ghiaccio, ottimo. Lo equipaggiamo subito. E questo è ok. Vediamo un attimino come devo fare. Ah, adesso credo di aver capito, ragazzi. Congeliamo questa cosa qua e usiamo questo, giusto? E cavolo, sì. Dai, cavolo, ci sono. Mannaggia a me. Così no, trova l'angolazione giusta. Grazie, caro. L'avevo capito. A few moments later. Ce la farò? Oh. Mamma mia, non ci voleva così tanto. Però, vabbè, l'importante è riuscire alla fine, ragazzi. Wow, 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 wow. E questo da dove minchia esce? Ok, usiamo l'attacco runico pesante, ragazzi. Ecco fatto. Vai, vai, vai. Ehi, che schifo. Non mi sputare addosso. Non ci provare, oh madonna. Mamma mia, regà, non mi aspettavo umanamente di trovare sto coso. È la prima volta che vedo sta affare, se non sbaglio. Credo sia la prima volta che lo incontriamo. Aia, tua sorella. Tua sorella. Stia buono, signore. Ok, vai, vai, vai. Ok. Attenzione alla litata pesante. Mamma mia, che cavolo hai mangiato ieri sera, bro. Roba troppo pesante. Troppo, troppo pesante, veramente. Ecco qua. Aspetta, attento che pifoco pure te, però. Sì. Se gli abietti riescono a vivere abbastanza a lungo, gli crescono diverse appendici ed emergono dal fango come Grimm. Poi, una volta che i loro corpi magri ne hanno avuto abbastanza di carneficina e sangue, si trasformano in Bergzrazra. Creature più grandi e ancora più sgradevoli. È sorprendente che tale trasformazione non richieda più di un ciclo di luna piena. Il che dimostra quanto l'apparente massa di un Bergzra sia costituita da puro gas di Svartalfheim. Sono permeati di fetore dentro e fuori. Wow, praticamente la quintessenza del puttano. Ragazzi, e quel che è peggio è che il tanfo permane, cioè praticamente non ti fare colpire, perché sennò alla fine almeno sono un po' più facili da colpire rispetto alle loro controparti più giovani e più piccole. Beh, manco tanto, devo dire che si difende bene sta affare, eh? Decisamente più caloroso. Per i nani non sarà facile riprendersi queste gallerie. Beh, se ce n'è più di uno, sicuramente sarà uno di quei cancelli. Sì, sarà sicuramente un dito nel sedere. Ecco qua, allora, pezzi d'angelo. E pezzi d'argento e pepepepepepepepe. Ah, quei trogoli li abbiamo già visti, fratello.
Riguardava quindi il dove arriva l'acqua. Sì, bisognerebbe far cadere l'acqua su una di queste ruote. In pratica, se non sbaglio, dovrebbe essere quello l'intento. Ok. Ad esempio lì. Andiamo. È di qua la strada, vero? Ma allora a sto punto, scusatemi, fatemi fare una prova. Allora, su questo, a quanto vedo, è parecchio più complicato far scendere l'acqua di qua, perché non passa direttamente là sopra, cioè bisogna farla. Quindi, ragazzi, direi che possiamo andare di qua. È questa tua opinione ciò che ti ha spinto a proporre l'alleanza? Ti aspetti che conduca il tuo esercito nel Ragnarok? È compito di Tyr, non mio. Tyr non è più il dio della guerra, è ovvio. E nemmeno io. Quella vita è nel passato. Eppure uccidi ancora gli dèi. Altrimenti che ci facciamo in questo regno? Forgiare quest'arma è una tua scelta e sai dove può condurre. Sto solo proteggendo. Lo so, lo so. E sappiamo bene in che luoghi potresti finire proteggendo tuo figlio. Ok, ok, ok. Situazione un po' spinosette, perché Frey a quanto pare, in un modo o nell'altro, forse a questo punto delle cose, ragazzi, si aspetta che Kratos c'entri qualcosa col Ragnarok. Allora, bisogna accendere questi affari per poter aprire questo possiamo, ovviamente, come ho immaginato. Ecco, il terzo è a Moculo Bice. Però magari possiamo usare le frecce di Feia. Cazzo, non ci arriva. Vediamo. No, no. Minchia che angolazione di merda, ragazzi. Wow, wow, wow. E vai. Sì. Dai, questo non era troppo complicato, per fortuna. Apriamolo. Vediamo cosa c'è di bello. Oh, mela di Dun. Raccolto una delle due mele. Raga, cioè da quando è che non trovavo mele in questo gioco? Non lo so. Vabbè, fatto sta che me ne manca ancora una per poter aumentare la salute massima. Chissà quando mai ne troverò un'altra. Chi lo sa, chi lo sa. Andiamo, va, va, va. Siamo vicini alla meta, ragazzi. Sempre più curiosa di vedere cosa succederà. Ec. Attenti, chissà quei grill perché sono posseduti dagli incubi. Dobbiamo stordirli o saranno più pericolosi. Ok, vai, 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 stordiscili. E poi li facciamo fuori. Ra, 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 ra. Gemma vitale già fatto. Ok, c'era solo lui. D'accordo, pensavo ce ne fossero gli altri. Ah, vedete ragazzi, ci hanno riportato in questa stanza. Quindi comunque l'altro cancello lo dovremmo aprire a prescindere. Ma intanto, allora, fatemi vedere. Qua cosa c'è? Cosa c'è? Gemma vitale. Niente, oh, salve, salve. Non avevo intenzione di disturbarvi, ma ecco. Purtroppo me ne sono accorta, porca paletta. Vai. Ah, aspetta, aspetta un po' che pigli un po' a fuoco. Ecco. Ma avvelenato il maledetto schifoso lurido. Yeah. Wow, 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 wow. Ok, ok. Siamo riusciti a togliergli l'incubo di dosso, ragazzi, che li rende un po' più facili da uccidere. Perfetto. Ok, ok, ok. Pensavo peggio, sinceramente. Però usando un po' tutte, vedete, ragazzi, le abilità. Era una Jotnar. Sì. Non intendevo una spigliona. So che non tutti i giganti sono giganti. E non c'è nulla di male nella differenza d'altezza. O nel numero di arti. No, ma proprio nulla. No, 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 assolutamente, ci mancherebbe. Apriamo il forzierino. E ammazza quanto argento che abbiamo trovato, raga. Un sacco. Ma questa catena a cosa servirà mai? A salire? E cosa ci sarà mai qua sopra di così interessante? Da essere così tanto protetto. Vediamo. Mi sto addentrando sempre più nei cunicoli. Beh, ci deve essere qualcosa che ci serve, ragazzi. Oh, metallo affinato, ottimo. Questa ci serve di sicuro, ragazzi. Quindi comunque avremmo dovuto venire qui a prescindere. Bene, ora apriamo l'altro cancello. Fantastico, fantastico. Pensavo che...
Stavo pensando a come Odino si è inimicato i giganti per generazioni. A come li ha quasi annientati per ben due volte. Ora potresti contribuire a fermarlo una volta per tutte. Non credi che tua moglie abbia desiderato proprio questo? Non pensare di sapere cosa desiderasse. Non è nulla che tu non abbia già pensato. I suoi segreti tormentano ogni passo del tuo cammino, vero? Se esternassi i tuoi dubbi, forse non esploderebbero quando parli con tuo figlio. Non ho dubbi. Lei sa cosa mi sono lasciato alle spalle. Non me lo avrebbe mai chiesto. E a che scopo? Ha visto il tuo destino. Tre membri della stirpe di Odino sono morti a causa del cammino che ha intrapreso. Pensi davvero che lei ti abbia mandato a Jotunheim per caso? Sono solo congetture e sono più che sufficienti, Atessa. Stiamo cercando di collaborare il più possibile, dopo tutto. Hai ragione. Non spetta a me dirlo. Ok. Facciamo girare la ruota. Sì. Regà, lei sta cercando di... Capite? Di far sì che Kratos... Allora, quello non è il punto giusto. Posso aiutare. Sì, sì, certo che potrei, perché ci servirà il suo aiuto. Inizio. Cioè, sta cercando, ragazzi, di far leva magari su alcune cose che ha Kratos dentro, tipo il fatto che sua moglie sia morta, forse che è Odino, bla bla bla. Sì, lo so, lo so. Stavo pensando ad altre cose nel frattempo, eh. Ok. Perfetto. Vai così. Andiamo. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Sì, quindi, capite? Sta cercando di pungerlo in alcuni punti importanti per lui. Però chissà. Oddio, no. A sinistra. No, un altro di quei. Porca vacca. Questo sarà un gran bel problema. Un gran bel problema, bro. Tantaranta. Oh, no, alito puzzolente in arrivo. Ohia, tu puta madre. Ehi, mannaggia la pupazza. E bello. Mannaggia. Alito fetido. Oh. Ok, andiamo un po' giù di lame del caos, ragazzi. No. La puzza anche no, per favore. Ecco qua. Ok, vai. Aiuto. E dai, Oh, abbiamo capito che c'è la piatella. Però dacci un attimo di respiro in tutti i sensi, bro, per favore. Ok. Fuori uno. Ricarichiamoci un po' la vita, ragazzi. Ok, scusa. Facciamo un po' così, va. Aia. Niente, volevo provare a fare la combo, ragazzi, ma contro questo è un po' difficile. Mannaggia la miseriaccia. Raga, guai grossi. Qua c'è una giamma vitale, prendiamola. Osso di bestia. Mannaggia, da fuoco al suo stesso alito putrido. Sei proprio una merdaccia, lasciatelo dire, eh. Ecco. La miseria. Scusa, vai. Ok. Tanto che te do fuoco con la stessa puzza tua, eh. Oh! Eh sì, caro, grazie. E passerà. No, sono morta, regà. Sono morta. Male. Oddio, si arrampica pure. Merdaccia. Sei proprio una merdaccia. Non posso usare neanche l'ira, ragazzi. Niente, sono fregata. Non pensavo fosse così grave la situazione, sinceramente. Vediamo se riusciamo comunque, ma la vedo male, raga. Ok, male. No, la puzza. Ok. Mamma mia, raga. Grave. Beh, ora grave. Ti serve un po' d'aria fresca. A tutti? Immaginavo. Direi di sì. Ok, cosa senti in effetti? Minchia, la puzza è rimasta nell'aria, ragazzi. Non so se rendo l'idea. Ok, stavo per darle fuoco, ma vabbè.
Qua sopra cosa c'è? Scusate, niente, qua sopra niente, da dove siamo arrivati, quindi possiamo finalmente dirigerci da questa parte. Cos'è quella roba? C'è qualche altro gradito ospite da queste parti? No, chiedo, perché così magari mi preparo psicologicamente. Non lo so, vabbè, andiamo dritt bu dritt, ragazzi, e vediamo un po'. Ah, no! Questo è uno di quei cosi che ti butta addosso tipo nemici super forti e niente, lo lascerò lì dov'è, ragazzi, perché già sono messo un po' maluccio, eh? Senti, non volevo provocarti o mettere in dubbio il tuo matrimonio. Mi sembra solo che i tuoi pensieri non siano ancora allineati ai tuoi istinti e ne so qualcosa. Vabbè, mi fa piacere che comunque abbia chiesto scusa. Che poi, regà, quando vi ha toccato a sti dolenti, cioè, non è mai bello. Quindi, apriamo. Possiere. Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Acciaio, lingotto e pezzi d'argent. Mica, regà, botto d'argent. Di qua non c'è niente, andiamo. Sono curiosissima, ragazzi, di vedere cosa ci aspetta. Perché non Sindri... appena usciremo di qui ti lascerò in pace. Ha insistito potrei così decidere tanto. Con calma se sei pronto per ciò che comporta creare quest'arma e usarla. Ok. Parlano dell'arma che devono creare coi nani, ovviamente. Ci siamo? Siamo arrivati. Nel frattempo rimarrò qui e cercherò di scoprire qualcos'altro. Magari rimanderò qualche Ainerir nel Valhalla per sicurezza. Bene, buon divertimento. Ok, sì, quindi... Siete qui, alla buon'ora. Qui è tutto pronto. Ora dobbiamo solo proseguire fino alla fucina. Falchi! Ok, dirigiti alla fucina con Brock, perfetto. Lo so, ci è voluto tempo, amico, mi dispiace, però abbiamo incontrato un po' di cose puzzolenti là sotto, ecco. Meno male che stiamo respirando un po' d'aria pulita. Minchia, regà, dista sta cucina. Avrai passate tante per liberare il caro vecchio Tyr. Sì, che bel personaggio, non è vero? Ah. Eppure lucidissimo quando si tratta di rubarmi la cucina. Niente, non gli è andato giù il fatto che si sia messo lui a cucinare. Va bene, va bene. Dicevo, dista, un po' sta cucina, ma vabbè. Spero, ecco, stavo giusto dicendo di non incontrare... Vendo la vostra pelliccia a Kratos. A Kratos? Perché giustamente? Meglio toglierò il nido o saremo sotto gli occhi di tutti. Sì, sì, lo so, tesoro. Un attimo. Ecco fatto, perfetto. Mazza che olezzo. Possiamo, ma che è? Questo è il regno dell'olezzo? Lo chiameremo così? Svartalfheim, il regno dell'olezzo, va bene. Meglio conosciuto come il regno dell'olezzo. Questi bastardi per forza chiudono le porte. Mostrami che sai fare. Porca miseria. Momma, avete rotto un po' la minchia però, Niente, raga, uno cerca di fare le cose bene. Ecco fatto. Gulon! Avanzerà zigzag prima di avventarsi su di te, quindi bisogna fare attenzione, schivarlo, eventualmente starci attenti, va bene. Resti di bestia, andiamo. Calma, ci siamo quasi. Fatto. Perfetto. Ehi, entra, straniero. Non mi abituerò mai a quel trucco. Gente del posto, comportatevi bene e tutto andrà liscio. Okay. Ah, basta chiacchiere. Siete solo invertebrati avvolti nell'attrezzatura protettiva. Non avete mai visto una leggenda in carne e ossa? Con questa ci dirigeremo alla fucina? Adoro, okay, che così figata. Non ci siamo. Aspetta, aspetta, che attivo la leva. Lo vedi che c'è che non va, eh? Questi schifosi occhi volanti hanno fatto il nido tra i cavi. Che dobbiamo palle. Scoprire come andare lassù a toglierli. Accidenti, dovremmo fare un giro della miseria per arrivare dall'altra parte. Suggeritare gli incubi per liberare l'elevatore. Sti cacchio di incubi hanno scippato un po' la minchia, infatti, direi. Aspetta, distruggiamo prima il nido. Non vi rendete nemmeno conto. Ecco qua. Di cosa vi succederà?
Uè, uè, uè. Ok. Nido. Cazzo. Conviene prima distruggere i nidi, ragazzi, a sto punto. Uè. Qua cosa abbiamo? Una mazza, proprio di niente. Ok, a quanto pare la ruota lassù apre il cancello. Anche se non possiamo raggiungerla. Troverò il modo di raggiungerla, Brock. Non ti preoccuparti. Puoi iniziare bruciando questa robaccia. Appena fatto, non mi hai visto? Che faremo? Scenderemo. Aspetta. Lì non ci si aggrappa. Prova a guardarti intorno e cerca un modo di sollevare le levature. Allora, se vado di qua... Minchia, raga, è più intricato di quel che mi aspettassi, effettivamente. E andando di qua pure, cosa c'è? Questa si può congelare, ok, ma cosa cambia? Ah, ecco, ecco. Cambia che esce più acqua dall'altra parte. Aspetta, arrivo! Fratello, hai notato che i nani dell'accampamento erano più preoccupati della presenza di Brock che della tua? Sembravano... sorpresi. Beh, ora posso girare la manovella e tappare quel cazzo. Fammi un cenno quando sei pronto. Ok, vai, vai pure, vai pure. Mi sa che devo rimanere di qua, ragazzi, perché dall'altra parte comunque serve che giri quella ruota, almeno credo. Ok. Girala ancora. Chiaro. Ma cosa cambia? Cambia che apre e chiude. Non lo so, proviamo, ecco. Ok, così posso usare il Leviatano, ragazzi, perfetto. Lo scopo era quello lì. Quindi adesso, di regola, posso ripassare di qua. Bisogna essere quassù per usarlo, giusto? Posso salire in qualche modo io? Niente, devo salire prima su questa piattaforma, ragazzi. E poi ridare l'ordine a Brock, di regola. Ok, vai di nuovo. Adesso ci porterà su. Come sale! Yeah! Era proprio quello che volevamo, eh? Entrambi insieme, vero? Non lo so, caro. Adesso vediamo un attimino... cosa dobbiamo fare? Ehi, alla manovella ci penso io. Tu fai il resto. Sì. È che devo capire cosa devo fare. Ok, possiamo salire qua. Sì, infatti l'ho fatto, infatti... Ecco, dovevamo salire qua, ragazzi. E forse questo coso adesso si dovrà abbassare. Vediamo un po'. O alzare. Magari. Allora, ragazzi, per oggi purtroppo ho finito il tempo a mia disposizione per registrare. Peccato perché sono veramente molto molto curiosa di vedere dove stiamo andando e chi stiamo andando ad incontrare, principalmente. Però, allora, questo aumenterà la suspense, ragazzi, per il prossimo episodio, in cui vedremo di riuscire a proseguire, anche se effettivamente attualmente non ho ben capito cosa devo fare per riuscire ad aprire questo cancello, ma in un modo o nell'altro, ragazzi, riusciremo a trovare la giusta via. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, gli obdosh a tutti, ragazzi, da Giocherina, ciao!